Salve ragazzi, sono Shuna e benvenuti ad una nuova puntata. Il potere del vintage si è impossessato del mio corpo e oggi andrò a recensire uno dei cartoni animati storici degli anni 70. Il titolo in questione è Yataman. Yataman è un anime che è stato prodotto e mandato in onda in Giappone alla fine degli anni 70 ed è stato ritrasmesso così tante volte tra gli anni 90 e 80 e 90 qui in Italia, che chiunque ormai conosce il titolo. Io sono riuscito a trovare tutti i personaggi al momento sul mercato e ho deciso di recensirli. Andrò quindi ad esaminare, ad analizzare Gachan, Jeanette, la signorina Dronio, Boyaki e Tonzule. La trama, di Yataman è abbastanza semplice. Ci sono due grandi gruppi che si sfidano. Da una parte abbiamo i nostri supereroi e dall'altra parte abbiamo il trio Trombo, il trio di supercattivi, capeggiati da uno scienziato con dei fini non sempre pacifici. Questi due gruppi combatteranno a suon di robot, creeranno dei robot che hanno il fine di abbattere il nemico. Però questi robot si distaccano un po' da quello che è l'idea del robot medio degli anni 70, in quanto saranno molto molto simpatici, colorati, vistosi e tre quarti delle volte faranno schiattare da ridere. Questi action figure sono stati comprati da un rivenditore eBay della Corea del Sud alla modica cifra di 40 euro, incluso le spese di spedizione. Considerate che solo la signorina Dronio qui in Italia viene rivenduta a un prezzo nettamente maggiore. Io ho trovato alcuni store che la vendevano a 70-80 euro, quindi per tutti i fanatici della serie, se vuole, chi volesse mi può contattare in privato e magari giro immediatamente il nome del rivenditore. Un unico action figure mi sono dimenticato di dover prendere ancora, che è Yatta Kane. Yatakane, per chi non lo conoscesse, era il cane che trasportava i nostri due paladini del bene, li trasportava per le varie missioni, però Yatakane è quello che costa di più, se non sbaglio 40 euro, però escluso le spese di spedizione. Però considerate che è un action figure di circa una ventina di centimetri, quindi diciamo che il gioco vale la candela. Partiamo immediatamente con il primo unboxing. Come potete vedere, questa è la scatola di Jeanette. Qui c'è una rapida spiegazione del personaggio. Questo è come viene poi assemblato il set da tre. Qui vedete Yatakane, quindi vedete che è abbastanza grande. Vado ad aprire la scatola, se riesco a farla. Un attimo solo, qui problemi prettamente logistici. L'action figure è tenuta dietro tramite una cosa di metallo e un reggicoso che non so manco cosa sia. Ecco, questa è la nostra action figure, ancora imballata, come potete vedere, legata benissimo, tenuta in condizioni maniacali. C'è anche la carta in plastica che ne conserva, diciamo, l'integrità. Ora passiamo ai dettagli dei nostri supereroi. Come potete vedere, il nostro Gachan, alias Yatta 1, è perfetto. I dettagli sono unici, sono fatti benissimo, da vedere anche le varie armi a disposizione. E una cosa non meno rilevante è che il nostro action figure, seppur plasticoso, non puzza di plastica. Una cosa fondamentale è che qui mi stanno realmente sui marrons glacé, quegli action figure che sanno terribilmente di plastica e mi sanno di cancerogeno. Invece questa è la nostra Jeanette, come la volete chiamare voi. A me resta sempre la solita figa indiscussa. I dettagli, ve l'ho detto, sono perfetti, basta vedere qui i cuoricini, la mascherina, il cappello inclinato, i capelli fatti in questa maniera. Anche questi sono delle action figure statici, quindi non cambierà di tanto la pose. L'unica cosa che potremo cambiare sono gli arti superiori, che potremo un pochino dargli un senso abbastanza decente. Ora, tralasciando i supereroi, passiamo alla parte più divertente. Vediamo i supercattivi. Per quale motivo Yatman è diventato così famoso e ha colpito nel segno per almeno quasi 30 anni? Perché consideriamo che Yatman è uscito alla fine degli anni 70, Yatman è stato trasmesso così tante volte negli anni 80 e 90 che
che anch'io, che sono dell'88, ho imparato ad amare questo fumetto. Questo fumetto, scusate, questo anime. L'ho imparato ad amare soprattutto per i cattivi, perché i cattivi fanno la differenza. I buoni sono tutto, li volevo se bene, viva la pace nel mondo, salveremo tutto. Invece i cattivi sono proprio fantastici. Capeggiati dalla signorina Dronio, che era diventata un'icona umoristica, un'icona simpatica di quel periodo, era diventata successivamente anche un'icona erotica, perché tre quarti delle volte i suoi vestiti venivano lacerati, quindi si vedevano parti del seno e a volte anche qualche capezzolo. Tonsula e Boyaki invece facevano il proprio, dando spettacolini al limite del trash e dell'assurdo, e per questo motivo hanno conquistato. Cioè, io vedevo gli Ataman per non vedevo l'ora che loro uscissero per vedere che cosa, quale robot andavano a creare e soprattutto poi che fine facevano, perché ogni volta poi venivano, il loro robot veniva distrutto, quindi si alzava tipo questo mega fungo con la faccia del porco, perché loro era tipo il maialino, era il loro simbolo ed era fenomenale. Cioè, io l'ho amato con tutto me stesso. Questa è la nostra signorina Ron in tutta la sua bellezza, come potete vedere, forse in questa maniera. I vestiti sono perfetti e mo ci vuole chi almeno una volta nella vita in qualche fiera non ha visto un cosplay della signorina Dronio. Poi c'è la mente del gruppo, che è Boyaki. Ecco qui questo piccolo coso crioso con i dentini che mi assomigliano tantissimo al nostro Boyaki. E Dulcis in fondo c'è il nostro Tonsula, che devo dire terribilmente che Tonsula è l'unico che puzza terribilmente di plastica. Tonsula era invece la forza bruta ed è l'unico action figure abbastanza grosso, infatti ha una scatola più grande del normale, ed è inutile dire che Tonsula era un po' il mio preferito. Questa forza bruta unita da una stupidità grandissima resterà sempre il mio preferito. Guarda quanto carino, proprio così, guarda! Ciao, ti voglio uccidere! Ok, la presente è il momento di smetterlo. Questo piccolo viaggio nel vintage è giunto al termine. Il vostro Shura vi ringrazia per aver visto il video. Se realmente vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E siete anche magari pregati, se volete darmi una mano, a condividerlo sui vostri vari social network. Vi ringrazio ancora e ci rivediamo alla prossima puntata.